Camerati a posto, camerati, attenti! Camerata Franco Bigonzetti. Presente! Camerata Francesco Ciavatta. Presente! Camerata Stefano Recchioni. Presente! Comunque sei in mezzo, il valore, sì, il valore è il ricordo. Il ricordo per una strage che non andava fatta. E il ricordo per, soprattutto per i parenti delle vittime. Senti, a tuo avviso c'è anche spazio ancora nel 2013 per i valori che hanno ispirato il fascismo, che sono stati bocciati dalla Carta Costituzionale? C'è spazio per alcuni valori, non ripetere alcuni errori. Fascisti del terzo millennio, la definizione più giusta. Mi conoscete pure in Alba Dorata, che si è macchiata di aggressioni. Non mi dispiace. Non ci dispiace Alba Dorata. Ma uscite dalla una rivoluzione greca, che comunque sia. Ma uscite dalla logica delle aggressioni, della campagna d'odio. Aggressioni è chiaro, no? Non c'è, aggressioni non ci riguardano. Però Alba Dorata si è macchiata. Fa una ripresa qua. Fa una ripresa qua, guarda le facce, guarda la gente, tutta gente pacifica, tutta gente precisa. Lascia perdere, non niente, nessuno di questo. No, è un attimo. Di che sei? Infatti, mi presento sempre, sono un giornalista. Quindi domani leggeremo delle cose spropositate. No, dica quello che ritiro. No, io non dico niente, ma io proprio col fatto non parlo. Però non dica, non parla con una domani leggeremo le cose che dico. Il valore per noi è immenso, perché ricorda la strage che è successa nel 1978 di tre ragazzi che stavano qui in sezione. Sono di destra perché amo la destra, sono fascista, non mi vergogno a dirlo, perché su tanti livelli adesso bisognerebbe ritornare ai tempi che furono, però non si può ritornare. Perché per fortuna, dice. Ah, per fortuna, come il comunismo, come il fascismo, ognuno c'è stata la sua dittatura sia per l'uno che per l'altro, ci sono stati morti là, solo che i morti nostri nessuno li riconosce. Però c'era una costituzione repubblicana. Certo, poi bisogna vedere tante cose, come la pensa e come la interpreta, no? Spesse volte questa sede è stata indicata da fascisti come una sede da colpire in quanto presi nel territorio dei lavoratori, gli studenti, quelli che si organizzano, e quindi ogni anno il 7 gennaio sta un presidio qua che volta a ribadire il fatto che questo è un territorio popolare, non è un territorio in servizio dei fascisti. Loro fanno un ricordo, una commemorazione delle tre ragazzi uccisi, no? Sì, tre fascisti morti. Uccisi però, erano tre ragazzi. Erano tre fascisti che sono stati uccisi. Sono stati uccisi, che è una cosa aberrante comunque. No? È una cosa che va inserita in quel momento. In quegli anni, ragazzi. Non ti preoccupare, no, però è questo è stato però noi l'abbiamo detto qualcosa. Che non vanno fatte le riprese, le valutazioni saranno due successive. Qualcosa non mi piace, no, ma a me figura di meno, quindi però tre anni ci sta il fatto, non 3 mesi. Grazie, non prendiamo i soldi da nessuno. Ma no, il patellano sai da dove è, questo cazzo stava a farmi militante per strada. Era il direttore dell'Espresso. E tutti gli altri amichetti tua che stanno al giornale. Ma sono professionisti. Tutti militanti. Ma militanti di che? Sono giornalisti. Che militanti? Ma appunto, bravo, va. Vedi a Nattene, va. Te e il fatto quotidiano. Ma che atteggiamento io sto chiedendo alle persone che stanno qui a fare un presidio attacco al fatto quotidiano. Le vostre telecamere. Vabbè ragazzi, se non volete esprimere la vostra opinione, non è un problema. Cazzo, grazie. Grazie.